Piace anche al vescovo di Sulmona Val Vangelo Spina la proposta di candidare la Madonna che scappa in piazza di Sulmona a patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO, a condizione che si torni alla sostanza della fede. Nel tradizionale messaggio degli auguri per le festività pasquali suonda TV, il pastore diocesano ha ribadito come non può esistere una Pasqua sulmonese, ma una Pasqua cristiana celebrata a Sulmona. Pasqua cristiana significa che Cristo è morto per i nostri peccati, è risorto, è il vivente, è il Signore della vita. Questa è la Pasqua. Poi che questa Pasqua venga celebrata a Sulmona, certamente, quindi possiamo dire non la Pasqua sulmonese, ma la Pasqua cristiana celebrata a Sulmona. Il centro è questo. Poi questo centro, che è la sostanza della fede, ha dei contorni che la pietà popolare vi ha posto accanto nel corso del tempo e dei secoli. Per il prestole si può candidare un rito a patrimonio immateriale dell'umanità quando esiste qualcosa di solido. Dobbiamo chiederci se noi crediamo e viviamo la nostra fede. Quando c'è la sostanza della fede, è bene che quel rito venga tutelato come patrimonio dell'umanità, ha concluso Monsignor Spina. Della fede, proprio quando c'è la sostanza della fede, che questo si crede e si vive anche in quella esplicitazione dei riti, e perché no chiedere che venga tutelato come patrimonio immateriale dell'umanità. La proposta è arrivata nei giorni scorsi dal sindaco di Sulmona Anna Maria Casini e ha trovato il parere favorevole dello storico professore Antonio Pantaleo, secondo il quale la Madonna che scappa in piazza ha tutte le carte in regola per ambire a tale riconoscimento.